Ricordo il giorno in cui finalmente completarono il santuario. Avevo solo 7 anni. Mi aggiravo, meravigliata fra quei guerrieri, le loro spade, le braccia possenti, ma più di tutto i loro volti pacati. Tutto in loro mi infondeva fiducia. Sono cresciuta guardando gli eroi. Tante volte mi sono spinta in alto sul colle per vederli stagliarsi contro il tramonto. Ma ricordo che, la prima volta, ebbi la sensazione che la notte, da allora, avrebbero protetto i miei sogni. Prima non me ne rendevo conto, ma ora so che mio padre ha lavorato a un progetto straordinario. L'esercito degli eroi, il ricordo dei più grandi del nostro passato, eternati nel calcare come dono al futuro, per sempre a scrutare l'alba a specchiarsi nello stagno. Volevo che le mie genti si sentissero libere, che avessero fiducia nel futuro. Volevo che sapessero che noi stessi stiamo scrivendo il futuro e lo stiamo scrivendo in maniera indelebile. Ma per essere liberi bisogna prima sentirsi protetti, ed è per questo che ho voluto gli eroi, perché tutti, tutti potessero essere difesi dagli scudi, armati dalle spade dei guerrieri, e che, in questo modo, ognuno potesse vedersi forte abbastanza da scolpire la storia.